La curva del contagio dunque è in discesa, ma bisogna mantenere alta la guardia. C'è da segnalare che il coronavirus non ha fermato i trapianti e le donazioni d'organo in Campania. Tutt'altro, andiamo in diretta da Francesca Ghidini, alla stazione marittima. Buon pomeriggio, l'Italia si è fermata durante il lockdown, non si sono fermati donazioni e trapianti di organi. Quali sono i dati relativi alla Campania per i mesi di marzo e di aprile? Maria Rosaria Focaccio. Grande risposta dalla regione Campania per quanto riguarda la donazione degli organi e trapianti, così come è stato per il Covid-19. Diciamo che mentre tutta l'Italia era in lockdown, nel periodo marzo e aprile, i nostri ospedali della regione Campania lavoravano non solo per l'emergenza coronavirus, ma anche per i trapianti. Sono stati effettuati 7 trapianti di fegato, 7 trapianti di rene, 2 trapianti di cuore e 12 osservazioni, 12 accertamenti di morte, da cui 8 donazioni. Quindi questo per noi è il massimo, veramente una grande soddisfazione per un grande lavoro, per uno straordinario lavoro che la Regione Campania sta facendo per la donazione degli organi. Quanti sono adesso i pazienti in lista d'attesa in Campania? In questo momento ci aggiriamo intorno ai 750, ma pensare che circa 640 sono dei pazienti che sono in attesa di ricevere un rene. Allora colgo l'occasione per dire una cosa, chissà quanti di voi conoscete pazienti che vanno in ospedale a fare dialisi, che sono in attesa di ricevere un rene perché attaccati ad una macchina, ad un rene artificiale. Pensate che molti di questi pazienti sono nelle condizioni cliniche di poter ricevere un organo, un rene. Laddove il rene dovesse arrivare, questi pazienti migliorerebbero la loro qualità di vita. Infatti il trapianto di rene è proprio un trapianto migliorativo che migliora la qualità di vita del paziente. Cosa che non possiamo dire del trapianto di fegato e del trapianto di cuore, perché se il cuore non arriva e il fegato non arriva, il paziente muore. È tutto dalla stazione marittima, linea allo studio.